Grazie per la vostra presenza. Sono collegati con Zoom perché non potevano essere presenti Beppe Pericu e Stefano Zara. Dovrebbe esserci anche Carlo Rognoni, ma forse se poi qualcuno gli telefona per ricordarglielo, dovrebbe collegarsi anche lui. Hanno visto il libro e quindi sono interessati a partecipare alla discussione. Come credo tutti i presenti, che ringrazio ancora una volta. Il mio compito è brevissimo, quello di dire che questo è un libro interessante, utile, ben fatto e che vale la pena di leggerlo. Libro di Baiardo Peschiera della nuova serie, oltre a quella storica sui partiti e sulla politica storica, questa è sui partiti e la politica oggi. Io do la parola a Gian Piero Cama, che ci ha accompagnato in questi incontri più volte, e poi naturalmente apriremo la possibilità degli interventi da remoto o in presenza. Poi Baiardo e Peschiera verranno qua e insieme a Cama risponderanno a tutte le domande, a quelle che vorranno naturalmente. Una piccola premessa, lo dico a nome mio perché non ho nessun titolo per fare una cosa corale, ma spero che tutti condividano. Io credo che dobbiamo ribadire anche in un'occasione come questa, che c'entra relativamente, anche se la politica e i partiti c'entra, ribadire il nostro sostegno pieno al popolo e allo Stato ucraino e alla comunità ucraina a Genova e in Liguria, che è estesa. Sono almeno 2.000 persone, ma forse un po' di più addirittura. E la nostra contrarietà e condanna all'aggressione e all'invasione russa in Ucraina. La nostra contrarietà alle scelte del gruppo dirigente della Russia, che mi sembrano non solo sbagliate, ma pericolosissime. Pericolosissime. Credo che debba essere confermata l'impostazione di isolare economicamente e politicamente il gruppo dirigente del Cremlino, sperando che sia sufficiente ad avviare delle trattative e forse a muovere la società russa, che come sapete, dalle notizie anche che avvengono in questi giorni, è, come dire, un cerchio chiuso in cui non circolano le informazioni. L'ultima di ieri è stato un provvedimento preso dalle autorità russe che rischia fino a 15 anni chi offende le forze armate, cioè vuol dire chi dice che c'è una guerra in corso e che le forze armate bombardano, lanciano missili e assaltano le città dell'Ucraina. Quindi una repressione al massimo livello, e quindi credo che qua si ponga anche un problema di informazione, di come influire sull'informazione all'interno di quel paese, ma insomma ci porterebbe molto lontano. Comunque è una situazione tale che non permette, io credo, equidistanza. Non permette l'equidistanza. Certo, poi ci sarebbero tante riflessioni da fare sul passato, su questi 20 anni, 30 anni, eccetera, ma in questo momento, l'equidistanza o anche soltanto l'incertezza non è possibile. Perché rischiamo tutti e rischiamo grandemente. Non so se succederà, spero di no, ma le voci sono sempre più insistenti che si cerca ora probabilmente il prossimo bersaglio, il prossimo obiettivo,
è quello di Odessa, che naturalmente è una cosa enorme per l'importanza storica, attuale di Odessa, perché vorrebbe dire chiudere tutti gli accessi al mare da parte dell'Ucraina. Non so se questo è un argomento che piace alle amministrazioni genovesi, ma Genova è gemellata con Odessa. Quindi potrebbero essere particolarmente preoccupati e potrebbero far avere, come dire, messaggi di solidarietà e di impegni anche nei confronti di questa situazione specifica, non solo, perché ovviamente la questione è molto più generale. Voi sapete che il Parlamento italiano ha preso una posizione, il Parlamento europeo qualche giorno fa, a grandissima maggioranza, ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, che l'Assemblea dell'ONU, pochissimi giorni fa, l'altro ieri, ha preso una determinazione contro l'aggressione all'Ucraina a grandissima maggioranza, con solo 5 voti contrari. Naturalmente Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea e Siria. Quindi già anche questo dice molto. C'è però un problema, e il problema sono gli astenuti, che non appoggiano naturalmente la politica di Putin, ma neanche se ne dissociano apertamente. Io credo che qua ci sia lo spazio per una grande iniziativa politica e diplomatica della Unione Europea, degli Stati Uniti, di chiunque crede di farlo, perché questa parziale dissociazione diventi una cosa più esplicita. Però queste sono, come dire, non sta in noi, non sta in me, non sta neanche in noi determinare questi esiti, però era giusto segnalarlo, era giusto dirlo. C'è una necessità di fare tutto il possibile, non solo dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista politico, della solidarietà, dell'impegno, quello che sarà possibile fare. Chiusa questa parentesi, scusatemi, ma dovevo farlo. Parliamo del libro di Baiardo Peschiera, che è lì sul tavolo, chi lo vuole acquistare. Ho chiesto a Gian Piero Cama di introdurre questa discussione, gli interventi in presenza e in remoto ci saranno, quelli che vorranno. I due autori, Baiardo e Peschiera, poi verranno qui e risponderanno alle domande. Gian Piero, grazie. Grazie dell'invito, che sento un piacere. È aperto? Adesso Prova, prova a picchiettare. funziona? Mi sentite? No. No, sì, no col Allora microfono. vieni qua, prova a venire qua, vai. Perché io mi sono riservato il microfono, lo vuoi? Magari questo? Proviamo? Sì. Sembra di sì, vero? Ma se Infatti. preferisci questo, Oh, va vieni. uguale, no, no, così. Magari per loro è meglio, giusto, non cambiare con disposizione, mi sembra di aver capito. Ti ringrazio ancora, è sempre per me anche stimolante confrontarmi con voi e fornire degli stimoli anche voi di discussione. Tra l'altro, diciamo che di questi temi della guerra in Ucraina parliamo anche spesso anche a lezione con gli studenti perché mi interpellano, al di là del corso ufficiale canonico, ovviamente sono tempestato di osservazioni e domande. C'è solo una cosa da dire, in aggiunta a quello che osservava in speciale prima. Cioè che la politica internazionale è fatta sì di ragioni di Stato che in qualche modo accomuna tutti gli Stati, cioè gli Stati generalmente entro certi limiti si comportano tutti allo stesso modo in base a una politica di potenza, no? Questa è la logica comune, però interpretano in modo differente la ragione di Stato anche sulla base delle loro caratteristiche interne. Questa è un'altra lezione che ho appreso dai classici
della disciplina che io insegno, che è anche relazioni internazionali, e quindi il problema di questa guerra è anche la natura interna dei regimi. Non ho che ci siano regimi tutti buoni, tutti cattivi, però ci sono più regimi più cattivi degli altri, diciamo così, o meno buoni degli altri. E di conseguenza anche ciò che avviene dentro un paese, la sua natura economica, la sua forma politica, il modo in cui organizza il rapporto tra economia civile e militare, influenzano il modo in cui si comporta anche verso l'esterno. E questo è un problema anche della Russia, no? Come è strutturata la sua economia e il peso che ha la sua economia rispetto alle forze armate, all'impegno militare, che sembra praticamente quasi come se fosse un'economia di guerra, anche in tempo di pace. Ma questo è un problema strutturale di cui magari un giorno parleremo dedicando una giornata apposta anche a questi temi. E, entrando direttamente in merito all'argomento della riunione di oggi, del nostro incontro, direi che la ricerca di Baiardo e Peschiera è interessante perché fa un'analisi longitudinale della politica locale, tenendo però conto anche dello sfondo più generale della politica nazionale e in fondo anche rispetto a problematiche che riguardano tutte le democrazie avanzate, soprattutto occidentali. Quindi è interessante questa ricerca perché naturalmente si focalizza principalmente sull'evoluzione, sull'organizzazione, sul successo e l'insuccesso dei diversi partiti a livello locale genovese, però dà anche uno sguardo all'evoluzione più generale della politica in Italia. Quindi è un quadro che pur, diciamo, concentrato sul locale, dà anche una visione dell'evoluzione complessiva del nostro sistema politico. E ci sono dei spunti interessanti che io adesso segnalerò e che magari più approfonditamente invece presenteranno gli autori. Il libro in realtà dà anche lo spunto per fare una riflessione sulla crisi della rappresentanza nelle democrazie contemporanee e quindi io proporrò una serie di punti, di dilemmi legati al modo in cui si può intendere la rappresentanza in un sistema politico moderno e democratico e alle contrapposizioni e ai dilemmi che la rappresentanza politica presenta. E questi dilemmi rappresentano dei nodi che vanno sciolti e risolti. E ciascun partito e sistema politico deve essere consapevole di questi dilemmi legati al concetto di rappresentanza, alle modalità in cui si esplica e al modo in cui questi dilemmi in qualche modo vanno affrontati e risolti con equilibri che possono essere molto diversi tra di loro. Quindi il libro in questione mi dà anche lo spunto per fare una riflessione più generale sulla crisi della rappresentanza, sulla democrazia rappresentativa oggi, ma anche sulle modalità attraverso cui possiamo concepire una moderna forma di rappresentanza politica. Ok? Quindi farò alcune, diciamo, puntate sugli aspetti più interessanti presenti nella ricerca e poi svilupperò la mia analisi, il mio discorso, facendo, diciamo, una riflessione più a tutto campo sulla rappresentanza politica e sul significato di rappresentanza politica. Quindi, primo punto, la ricerca è interessante perché prima di tutto fa un'analisi sui singoli partiti e su alcuni partiti non risparmia critiche anche caustiche, devo dire, soprattutto qui parliamo in casa di un'area politica ben precisa, soprattutto anche nei confronti del Partito Democratico e dei suoi antecedenti. E devo dire che alcune riflessioni le condivido. C'è una parte, mi sembra, guardiamo un po', sul Partito Democratico, soprattutto, dove c'è, viene segnalata una mancanza di un'approfondita analisi della città genovese, della struttura socio-economica della città trasformata, non da ieri, ma a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, da capitale industriale a qualcosa di diverso e non ancora tutto definito. Non è un problema solo del PD, ma in particolare il PD deve, secondo me, assumersi questa responsabilità in modo. E manca anche, dice questa analisi, una visione strutturale, un'idea strutturale della città. Credo che questa sia la sfida anche per il prossimo candidato sindaco. Cioè non bastano slogan generici, no, per, diciamo, affermare una proposta politica di successo, ma occorre avere un'idea precisa di città concreta, con alcune idee forti, distintive, che definiscono l'identità futura della città. Ancora, magari il centrodestra non ce l'ha, ma questo non significa che non debba averla anche il centrosinistra. Ma ci sono anche spunti interessanti relativi ai 5 Stelle, a Forza Italia, cioè i principali partiti sino a un certo punto della storia politica genovese e italiana. Non? E devo dire, sono tutte analisi e critiche a mio avviso condivisibili. Poi lascerò lo spazio agli autori per eventualmente approfondire
questi aspetti. Per esempio, riguardo ai 5 Stelle, l'aspetto fondamentale è la forma organizzativa e l'idea di democrazia che hanno i 5 Stelle, un'idea di democrazia che appunto contesta il principio della rappresentanza di tipo liberale, no? La contesta alla radice, afferma un'idea di democrazia rousseauiana, appunto come dal nome della piattaforma anche su cui si organizzavano i loro dibattiti, le loro deliberazioni, un'idea di democrazia diretta, un po' utopistica, no? Che dovrebbe scavalcare le forme canoniche della mediazione politica. E quindi i 5 Stelle pongono una sfida, da questo punto di vista, alla concezione tradizionale della rappresentanza, e questo è il loro marchio di fabbrica. Così come Forza Italia rappresenta il paradigma principale del partito personale, no? Che poi ne sono seguiti tanti altri che vengono giustamente descritti, no? Ma in qualche modo il caso principe, iniziale, originario, no? Il prototipo del partito personale, del partito, cioè, che non ha una struttura organizzativa e di decisionale collegiale, ma incentrata su una persona, i cui destini quindi sono legati all'ascesa, alle fortune o alle sfortune del leader. Quindi questi tre partiti sono emblematici di una certa evoluzione, no? Locale e nazionale dei partiti in Italia. E infatti il libro che contiene, oltre che un'analisi dei successi, degli andamenti dei singoli partiti, anche una riflessione sullo stato della politica italiana in generale, sulla crisi della democrazia rappresentativa, come abbiamo già detto, su aspetti che sono collegati a questa crisi, come l'astensionismo, che è un punto centrale che viene esaminato, la crescente ascesa di questo fenomeno, no? Che in certi aspetti fisiologici in tutte le democrazie mature, però in Italia ha preso una deriva abbastanza marcata, forse più che in altri sistemi contemporanei, democratici contemporanei. C'è poi l'aspetto del ruolo dei partiti, cioè questo libro è attraversato da un filo rosso, no? La crisi dei partiti, che anche in questo caso si lega alla crisi della rappresentanza. I partiti svolgono quattro funzioni fondamentali che in controluce si leggono queste funzioni, anzi la mancanza di sviluppare adeguatamente queste funzioni. Sono quattro, no? Fondamentalmente le funzioni di un partito politico: quello di selezionare e di formare la classe politica, funzione che è stata in parte abdicata da molti partiti, che selezionano male e spesso non formano nemmeno la classe politica. I partiti hanno il compito poi secondariamente di strutturare il campo politico, dare un ordine alla politica. Devono orientare l'elite, le classi dirigenti, fornendo pochi e, diciamo, coerenti progetti politici, e devono anche orientare a maggior ragione l'elettorato, l'opinione pubblica. E invece, da questo punto di vista, talvolta i partiti sembrano giocare a disorientare, a orientare, a strutturare. Sembrano fare un gioco di destrutturazione e di disorientamento, invece che di orientare in modo positivo sia le elite, le classi dirigenti non politiche, sia le masse, perché i singoli cittadini. La terza funzione che sta venendo meno, che l'astensionismo è la faccia di questa funzione carente, è la mobilitazione. I partiti nel passato erano capaci di attivare partecipazione politica, magari non nel continuum, poi anche questo, chiedere questo sarebbe anche chiedere troppo, però nei momenti cruciali i partiti italiani tutti, il centro, il destra e il sinistra, erano capaci di sollecitare partecipazioni, emozioni, no? Coinvolgimento verso la politica, cosa che in questi ultimi, solo in alcuni momenti, solo certi partiti hanno fatto in modo anche estemporaneo, come 5 Stelle. E infine, molto importante, la quarta funzione è quella di mediazione tra società e istituzioni. Questo tipo di canale che va in due direzioni, entrambe importantissime, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. I partiti sono i canali attraverso cui la società esprime articolo alle proprie domande, senza le quali le esprime in modo troppo diretto, senza, diciamo, una mediazione adeguata, e quindi manca un monitoraggio, una capacità di trasmissione dal basso verso l'alto, dalla società alle istituzioni, ma manca anche il contrario, perché i partiti servono anche per aiutare gli stati, i governi a attuare, si dice implementare con un brutto anglicismo che significa attuare meglio e far comprendere le politiche pubbliche ai cittadini, che spesso invece resistono in modo passivo, attivo, alle politiche, perché non sono adeguatamente comprese e spiegate. Quindi tutte queste quattro funzioni che sono fondamentali dei partiti sono, in questi ultimi decenni, venute un po' meno.
parte che le fanno male, non è che non del tutto, però no, non le fanno come le potevano fare nel passato, no? Con tutti i loro difetti. E ecco, sarebbe anche, poi vedremo, assurdo riproporre l'Italia quale come erano prima, ma questo non significa abdicare del tutto alle funzioni, al ruolo dei partiti in una democrazia moderna. Non è possibile una democrazia liberale, autentica, senza i partiti. È impossibile. Avresti solo una sorta di plebiscitarismo moderno, no? Senza i partiti. E infine c'è un aspetto importante, che anche questo è un filo rosso. In una parte viene esplicitato questo valore, no? Della politica. Cioè c'è l'idea, da fare anche attraverso la critica, che la politica è un'attività che richiede umiltà. Questo è un aggettivo che raramente invece mi piace, umiltà, mi piace molto. Pensiero, impegno, responsabilità, magari diciamo, a volte diciamo, interpreto, ma credo che questi siano i concetti, competenza ed esperienza. No? Sbaglio? Credo che... Ecco, questa idea qua deve ritornare in forme nuove, magari moderne, assolutamente magari innovative, con magari che adesso ad oggi magari nessuno di noi è capace di immaginare, non lo so, però sicuramente questi requisiti ci vogliono e ci vorranno sempre in politica, perché, è stato detto anche nel libro giustamente, è un'attività complessa, difficile la politica, non è facile. Per far passare l'idea che sia un qualcosa che possono fare tutti, tutti possono, devono interessarsi, ma amministrare la cosa pubblica richiede esperienza, conoscenza, competenza, è un tirocinio. Ahimè, è un'attività, come fare il chirurgo, fare qualsiasi altro mestiere di alta complessità, richiede una preparazione e un tirocinio adeguato, altrimenti si fanno guai. Ecco, tutto questo è presente nel libro, devo dire, quindi è molto interessante. Sono anche interessanti i dati, no? Ma questi, la radiografia degli andamenti elettorali nelle diverse epoche, sia delle regionali che delle comunali, che esprimono in qualche modo qualcosa che riguardava, con dell'eccezione, anche il dato nazionale, con delle eccezioni, che magari se volete potrete anche segnalare più dettagliatamente quando sarete chiamati a intervenire. Però detto questo, un libro che sollecita un'analisi sui partiti, sulla loro crisi, sulla crisi della rappresentanza, non può che, diciamo, stimolare una riflessione importante su cos'è la rappresentanza, sulla sua crisi odierna e su come eventualmente organizzare le forme future della rappresentanza. Per fare questo ho pensato di mettere in evidenza come il concetto di rappresentanza è cosiddetto polisemantico, non ha un unico significato, presenta, diciamo, accezioni e nozioni differenti che non sono del tutto antitetiche tra di loro, possono anche essere composte in un certo equilibrio, però all'estremo limite si contraddicono reciprocamente. Occorre quindi essere consapevoli delle diverse direzioni in cui possiamo intendere la rappresentanza, organizzarla. Io cercherò di farlo brevemente, accennando a questi dilemmi, a queste tensioni che sono implicate nel concetto di rappresentanza politica e che vi invito a considerare e su cui riflettere insieme, perché sono fondamentali e sono dilemmi eterni di cui filosofi, scienziati politici e practitioner, cioè politici che fanno la politica come professione, sono problematiche su cui si esercitano sempre, in modo esplicito ma anche implicito. Bene, la prima, diciamo, tensione e contrasto è quello che ci ha segnalato un maestro, Giovanni Sartori, che è un teorico della democrazia tra i più acclarati, stato uno dei più importanti, almeno nell'ambito della mia disciplina, e individuava lui giustamente, facendosi poi al pensiero liberale, due concezioni della rappresentanza, intesa come somiglianza, rispecchiamento, intesa come responsabilità, seguendo le linee indicate da Burke nel suo famoso discorso a Bristol, no? L'idea del mandato come mandato fiduciario, la rappresentanza intesa come non mandato diretto, no? Non legata al mandato imperativo. E queste due cose di per sé sono entrambe legittime, entro certi limiti, la rappresentanza deve anche rispecchiare, non è che può del tutto allontanarsi rispetto alla sua costituzione, deve in qualche modo rappresentarlo, tenere conto delle domande dei cittadini, degli interessi, del suo collegio elettorale e così via. Però come si deve intendere? Come un rispecchiamento fedele? Come se fosse una specie di, no, cinghia di trasmissione automatica? Oppure deve interpretare
le domande, gli interessi. Alla luce anche di qualcosa di più generale, dicevano appunto perché gli altri, il rappresentante del collegio non rappresenta direttamente gli elettori, ma la nazione. Deve cioè conciliare le domande e le richieste, e questa è una prima tensione. C'è chi sostiene un'idea della rappresentanza come rispecchiamento, già i 5 Stelle sono più vicini a questa idea, cioè che devono i rappresentanti radiografare esattamente, no? Ciò che pensano i cittadini senza mediazione, devono esprimere direttamente gli umori, gli interessi, le domande, no? Che vengono dalla società civile. Invece l'idea della rappresentanza come responsabilità implica anche che i rappresentanti vadano anche contro le richieste immediate, addirittura contro, magari argomentando e spiegando, no? No, nel vostro interesse non faccio quello che voi mi chiedete, ma nel vostro interesse faccio una cosa diversa. E questa è una responsabilità. Pensiamo all'esempio di Churchill, no? Probabilmente i cittadini inglesi avrebbero avuto un negoziato pacifico con Hitler. Se fosse stato un referendum, ho l'impressione che, no? Però si è preso la responsabilità di promettere lacrime e sangue, ha avuto coraggio. Andare anche contro una gran parte dell'elite del suo paese e anche forse contro gli umori prevalenti della gente che vuole la pace, non vuole avventure militari, no? Infatti, questo è visto, no? Cosa è costato anche agli inglesi non negoziare con Hitler, che poi non negoziava cose, era accettabile quello che Hitler chiedeva agli inglesi, una spartizione tra ariani. Questo dilemma generale però ne implica alcuni più specifici o che sono collegati. Un altro dilemma classico è quello tra rappresentanza e efficacia. Se tu vuoi allargare, per esempio, al massimo la rappresentanza, per esempio adottando un sistema elettorale che rappresenti tutti, che in un mondo ideale sarebbe la cosa migliore, no? Rappresentare tutti, i partiti, tutte le opinioni, anche magari attraverso 30 partiti, perché no? Avresti l'ideale massimo della rappresentanza. Però poi questo si concilia come con l'efficacia decisionale? C'è il problema di conciliare rappresentanza e governo, un altro dilemma. Come trovare l'equilibrio, un equilibrio accettabile? Ogni paese poi ne trova uno diverso. Noi italiani abbiamo deciso di sposare di più una, diciamo, idea della democrazia più legata alla rappresentanza ampia possibile storicamente, a scapito della governabilità. Perché se avessimo avuto solo due partiti con un maggioritario secco, probabilmente avremmo avuto governi più stabili, però a scapito di che cosa? Di una minore rappresentanza e magari di maggiori tensioni sociali, non di chi non si sentiva rappresentato. Ogni paese poi trova il suo equilibrio, però non c'è una ricetta meccanicamente, no, riscontrabile per trovare un equilibrio tra queste due esigenze che alle estreme sono contrapposte. Un'altra tensione riguarda il principio di competenza rispetto alla vox populi. L'idea della rappresentanza come responsabilità implica la valorizzazione del principio di competenza, cioè il tuo rappresentante a cui dai un mandato fiduciario ne sa più di te. E quindi devi accettare che chi è rappresentato sia in qualche modo migliore di te dal punto di vista della capacità politica. Da altri punti di vista no, un chirurgo sarà meglio di un politico nel suo ambito, come un ragioniere, un pittore, uno scrittore, chiunque. Però per fare politica deve avere dei requisiti diversi, una competenza specifica, no? Di tipo economico, giuridico, eccetera, eccetera, o amministrativo. Mentre c'è l'idea, anche qui russoiana, ma gliene incolga, questo scherzo, di rispecchiare esattamente la vox populi, cioè sono i cittadini in grado di autogovernarsi in tutto e per tutto, non solo sui fini, ma anche sui mezzi. E questa è di nuovo un'idea che circola, non solo tra 5 Stelle, è un'idea antica della democrazia, che l'assemblea dei cittadini si autogoverni e decida sui fini e sui mezzi, senza nessuna specializzazione, cioè il principio della vox populi rifiuta il principio della differenziazione funzionale della specializzazione, anche dal punto di vista dell'attività politica, mentre l'idea della competenza accetta la specializzazione, il politico è uno specialista come tanti altri. E un altro dilemma, vedete quanti, no? È quello tra deliberazioni fatte con ponderazione, perché la rappresentanza mediata di tipo tradizionale implica una maggiore ponderazione delle decisioni, mentre la democrazia diretta, magari con un click, implica l'accettazione dell'impulsività, rapidità e impulsività contro ponderazione. Le democrazie sono lente, sì, la volta farraginosa, certo, però è anche lo scotto necessario per
deliberare con ponderazione, cioè vedere e osservare tutti i punti di vista, attraverso il contraddittorio poi affinare le problematiche, le soluzioni, mentre con un confronto diretto, no, con la popolazione potresti prendere decisioni d'impulso, di pancia, come si usa dire. E anche questo è un problema. Cosa scegliere? Rinunciare del tutto alla Vox Populi? No, i referendum, ad esempio, nella nostra Costituzione sono ammessi, no? Quindi c'è uno spazio, però quale spazio? Anche qui c'è un dilemma da sciogliere. Quale spazio dare alla ponderazione, alle decisioni anche faticose, che prendono tempo, rispetto a decisioni rapide, ma magari appellandosi al popolo, che sono magari sbagliate perché è impossibile. Prendono, diciamo, più sullo stato d'animo, sull'onda di uno stato d'animo e non di una riflessione. Decidere insieme in un'area parlamentare significa ponderare, sei costretto ad ascoltare tutti, e questo non è un male. E infine, l'altro aspetto, la discussione tra rappresentanti, che non rispecchia direttamente le opinioni e gli interessi della gente, consente un'altra cosa: è impossibile discutere tra milioni, giusto? Cioè non possiamo fare un'assemblea tra 10, 20, 40 milioni di persone, non si può discutere. Si può discutere solo tra poche decine, poche centinaia. Allora, la discussione implica la possibilità di cambiare opinione, anche parzialmente. Cioè, discutendo in un'assemblea rappresentativa, poi anche, ascoltando le controargomentazioni degli altri, mutare le preferenze. Quindi la discussione implica l'idea che le preferenze, così come sono date in un certo momento, possono modificarsi attraverso l'interazione con gli altri, possono cambiare. L'idea di una democrazia diretta che non passa attraverso la mediazione dei rappresentanti, invece, presuppone che le preferenze si sommano così come sono. Non si discute, non si può discutere. Devi solo registrare, sommare in qualche modo le preferenze così come sono, senza presupporre l'idea di una loro trasformazione. Le democrazie che in qualche modo presuppongono una discussione nei parlamenti e in tutti gli organismi collegiali implicano di per sé l'idea che noi entriamo in una sede deliberativa con una certa visione e la possiamo anche cambiare. Se invece ti limiti a registrare le preferenze senza questo aspetto procedurale, ti limiti a fare una sommatoria e perdi in qualche modo conoscenze e capacità di sviluppare compromessi anche. Perché ascoltando gli altri, cambiando in parte almeno le tue posizioni, puoi trovare più facilmente compromessi. Come vedete, quindi, è in ballo tutto questo. Allora, quali sono, diciamo, le contestazioni prevalenti alla visione classica della democrazia rappresentativa, che invece tende a valorizzare ponderazione, mediazione, discussione, mandato fiduciario, basato sulla competenza, eccetera. Le contestazioni, e qui mi richiamo all'analisi del libro, vengono da due fonti diverse, diciamo da destra e da sinistra. C'è una contestazione di sinistra che, diciamo, enfatizza il ruolo della partecipazione diretta, della partecipazione politica, della democrazia diretta, e contesta la democrazia rappresentativa per le ragioni che dicevamo prima, per esprimere direttamente la Vox Populis, per affermare l'idea che tutti sono uguali, che la competenza ha un valore relativo, che è importante invece rispecchiare. Quindi c'è una contestazione da sinistra, cioè perfezionistica, l'idea che il cittadino deve decidere sempre, no? E comunque in prima persona, senza delegare. Questo è l'ideale regolativo massimo, no? Ma magari anche quelli che lo auspicano non vorrebbero integralmente questo, ma tendono a questo, il più possibile a questo. C'è invece la contestazione da destra, cioè la democrazia rappresentativa dall'altro lato comporta dei problemi, abbiamo visto discussione, farraginosità, composizione faticosa dei compromessi, lentezza nelle decisioni, e quindi si richiede che cosa? Decisione rapida, democrazia delegata si dice, no? Presidenzialismo, un uomo solo al comando, c'è la contestazione da destra, che è il populismo in fondo, no? Cioè che contesta la rappresentanza non perché è troppo democratica, la contesta perché è poco decisionista, perché è poco efficace. Quindi, diciamo, gli avversari della democrazia rappresentativa vengono da una parte, diciamo, contestano sul versante dell'auspicio di un suo superamento da sinistra, diciamo così, auspicando un rafforzamento della democrazia diretta, altri la contestano da destra, auspicando una riduzione della rappresentanza intesa come mediazione,
tra partiti, è un auspicio di democrazia più, del, diciamo, decretista, addirittura forse alcuni un superamento della democrazia, l'uomo forte da solo al comando, come in alcuni casi anche in Italia, no? Ci sono queste, diciamo, fascinazioni per l'uomo solo al comando, anche uno che adesso, in questo momento è protagonista. Alla fine qual è il problema? Che ruolo hanno i partiti in base a che tipo di idea abbiamo della rappresentanza politica? Prima di tutto. Quindi i partiti si organizzeranno e formeranno proposte sulla base di come cercheranno un equilibrio tra queste forme della rappresentanza. Dobbiamo decidere quale scegliere. Ma qualsiasi sia la scelta, c'è poi l'altro dilemma. Come organizzarsi in forme moderne per assicurare le quattro funzioni comunque che indicavo prima. Strutturare sistema politico, dargli una strutturazione, un ordine rispetto a un caos potenziale, che è un problema, svolgere una funzione di mediazione tra società e istituzioni, formare, selezionare e formare adeguatamente la classe politica e infine stabilire una capacità di mobilitazione dei cittadini rispetto alla politica, interessarli e coinvolgerli nella politica. E questo invece è un campo aperto, perché con le nuove forme della partecipazione con la nuova tecnologia dobbiamo inventarci, però la politica ha le sue leggi eterne, comunque un radicamento territoriale e un'organizzazione nella quale si discuta e si decidono le cose, i leader in modo collegiale e democratico, questo rimarrà sempre, altrimenti avremo delle forme degenerate di partiti che non svolgeranno adeguatamente le quattro funzioni che ho indicato, che sono fondamentali per un qualsiasi tipo di democrazia. Direi con questo di aver parlato già abbastanza e lascio la parola. Grazie al professor Cama che ha introdotto la nostra discussione. Chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire, lo chiedo anche Beppe, Perico, tu vuoi parlare? Qualche cosa magari se capita. Adesso potrebbe capitare o più tardi? No, forse un po' più tardi, perché bene, chi è che vuole intervenire? Ha toccato i temi. Paolo Perfigli, prego. Dategli quel microfono. Questo? Sì, grazie. Poi Eugenio. Quanto tempo? 5 minuti? Una cosa ragionevole. A buon senso. Ma io ho dato soltanto un'occhiata al libro e quindi insomma, non sono in grado di dare opinioni nel merito, anche se dall'occhiata qualche cosa ho ricavato. Il mio intervento, sentita l'introduzione, in sostanza vuole porre alcune questioni che secondo me sono di fondo. Ora, insomma, secondo me è un grande tema su cui dovremmo misurarci sulla base delle esperienze di tutti questi anni e il periodo che il libro descrive mi pare indicativo, è che cosa è un partito oggi. E insomma, le mie opinioni fanno riferimento alla mia esperienza. Io mi sono avviato alla politica all'inizio degli anni 70, quindi ho fatto tutto il percorso dal PC sino a qualche anno fa, fino al 96, in cui sono stato iscritto al PD. Poi nell'ultimo tempo insomma, sono stato meno convinto e motivato. E, cioè, la riflessione rispetto anche a quello che avviene oggi, e quindi la mia riflessione è legata alla mia esperienza e a questo percorso politico. Allora, interroghiamoci. Noi abbiamo vissuto una fase in cui si svolgevano le primarie e quindi si reggeva il segretario con le primarie. Nella mia esperienza, io insomma, ho fatto politica soprattutto nel Tiguglio e quindi ho conosciuto molte persone. No? Allora, io ho visto passare di tutto, quindi gente che ha partecipato, è entrata, è uscita. Se si va a rivedere quegli elenchi, ma credo che la situazione sia diffusa, c'è gente che è venuto a votare per scegliere il segretario che esprime, diciamo, grandissime contraddizioni. No?
E tutto questo sta in un percorso in cui oggi i partiti sono quelli che sono. Il partito in cui, a cui ho appartenuto, in speciale è stato segretario della federazione e segretario regionale, no? Di fronte a quello che oggi sono due mondi assolutamente diversi. Allora, queste battute di premessa per dire, diciamo, che cos'è oggi, diciamo, che come poi si configura e come ne consegue la rappresentanza. Un tempo, chi era il segretario della federazione, no? Era impensabile, diciamo, che candidato, no? Non fosse eletto. Oggi non è più così, non è più, no? Non è più così. Ho visto cose che voi non vado nei nomi, non è più così in sostanza. No? E naturalmente il partito, quello a cui ho pensato, in cui ho vissuto, nel suo rapporto, diciamo, con i cosiddetti territori e nel suo, diciamo, nella sua connessione con la rappresentanza, è tutto un mondo diverso. No? Questo è un primo punto. L'altra questione, quindi se noi andiamo anche a prendere, ho dato l'occhiata, andiamo anche a prendere tutto il percorso di questi anni, naturalmente il periodo che gli autori descrivono e affrontano è il periodo, diciamo, che scaturisce dalla cosiddetta crisi della Prima Repubblica, quindi partiti che dopo il 92 hanno, no, incontrato e conosciuto questo percorso di grande indebolimento. Rispetto alle cose che dicevo, no? Primarie, oggi, no? Oggi, sempre nell'ottica della mia esperienza, l'iscritto a un partito, al partito, no? Che tipo, diciamo, di ruolo ha? Naturalmente, no? I dati oggi, diciamo, di cosa sono le federazioni, la federazione di Genova, di Spezia, di seguito, sono, diciamo, mondi, diciamo, assolutamente diversi da quelli in cui il partito aveva un grande collegamento e radicamento. Questa è la prima questione. L'altra battuta che io voglio fare, su questo io sono molto convinto, credo che anche questo pezzo, no, sia una questione nella crisi della rappresentanza. Il sistema elettorale. No? Il sistema elettorale, cioè la crisi della rappresentanza, no? Con tutti gli aspetti che ci sono, no? Quindi non si partecipa perché c'è gente che pensa di fare la politica con il tweet, no? Però il fatto, diciamo, che ci sia un sistema per cui tu diventi, diciamo, vai in Parlamento, sei collegato e poi, diciamo, non hai più, no, nessun tipo di motivazione, di spinta per i collegamenti territoriali, in questi anni, diciamo, ha notevolmente, diciamo, contribuito. E quindi anche su questo bisogna appunto metterci mani. No. Allora, nel libro appunto sono citati nei vari dati, prendiamoci le elezioni regionali, no? Le elezioni regionali, in cui ci sono le preferenze, prima ce n'era una, adesso c'è maschio e femmina, no? Allora, non è che ci sia, diciamo, una degenerazione, no? Rispetto a come ti puoi sostenere la campagna elettorale, no? E naturalmente se tu, no, vuoi avere il consenso che si esprime con le preferenze, è un collegamento, un tuo radicamento, un tuo continuo rapporto devi avere. Infine, no, infine, perché il punto anche credo della lettura anche del libro, no, c'è anche questo, no? Servono i partiti? Che cos'è un partito? No? Un partito è cultura politica, contenuti, organizzazione. Dico una cosa che nessuno dice perché può sembrare una bestemmia. In un partito ci vuole anche disciplina. No. Oggi è difficile per chiunque che guidi, no? E come essere in grado di essere certo negli impegni che si assume, perché poi appunto. No. E quindi questo mi pare un punto. E attualmente io ho concluso in questa partita, diciamo, c'è la grande questione, perché poi anche questo è fondamentale, di come un partito lo tieni
in piedi rispetto al finanziamento. No. Allora, chi ha vissuto il passato, no, stava in una forza politica a cui ho appartenuto, in cui c'era una grande organizzazione e una grande struttura, no? E oggi, diciamo, no, è difficile addirittura avere un ufficio in cui qualcuno te lo tenga aperto, no? E tutto questo dà luogo alle conseguenze che ha. Quindi anche questo mi pare un grande tema su cui riflettere e avere, diciamo, delle coerenze, altrimenti andiamo avanti come viviamo, e tutto questo si ripercuote pesantemente sul grande tema della rappresentanza politica. Eugenio Piovano, passatelo lì il microfono. Vedo dei temi sicuramente interessanti da approfondire. Il primo, mi collego al discorso del professor Camas, che anche lui lo ha colpito questo giudizio netto sul PD che non ha una visione. Io faccio parte, sono un militante del PD e devo purtroppo darvi ragione, perché le elaborazioni, le discussioni, la maturazione di una posizione politica avviene fuori dal partito, avviene in queste famose fondazioni / associazioni di cui fanno riferimento le schiere mediate. Quindi il prossimo lavoro lavoriamo sulle fondazioni, cerchiamo di capire com'è. Anche perché penso che il dibattito anche giudiziario sulla fondazione Open sia un'occasione per vedere come, non solo quella, quando l'altro giorno hai fatto la battuta dei finanziatori di Todt, di Change, della fondazione di Todt, erano gli stessi che finanziavano Maestrale, non erano diversi, era diversa l'entità sicuramente dei finanziamenti, ma i soggetti erano praticamente gli stessi. Quindi un ragionamento sulle fondazioni, che sono cose diverse, ci sono diversi tipi di cose, ci sono quelle appunto fatte per raccogliere i soldi, per finanziare le campagne elettorali, ci sono delle cose anche positive, cioè io sono qua perché questa associazione è uno dei pochi luoghi a Genova in cui si può parlare di politica, in cui si può fare quel discorso che diceva il professore, cioè maturare una convinzione, confrontarsi, uscire. Il partito è una cosa in cui uno va lì e vota avendo già maturato una posizione che si costruisce all'esterno, che può essere una posizione, diciamo, nobile, maturata in un luogo, no, può essere anche una piccola associazione che è il comitato elettorale del candidato X o Y. Quindi questo discorso è legato a un secondo filone che è toccato un libro che mi è piaciuto, che è quello del finanziamento, perché la politica costa, e quindi tutto il pezzo, il capitolo dedicato al finanziamento è una cosa che su cui vale la pena di ritornare in modo specifico. C'è stato nei giorni scorsi, c'è stato un po' di dibattito su Rai 3, sulla radio al mattino, quando si fa la barba, ascolta quella roba lì, e sui contributi ai partiti, come devono essere, le cifre che date sono interessanti. Questa qui del caffè la sapevo già, però quando si parte da 50 miliardi di lire e si arriva ai 460 milioni sulla legislatura, 50 miliardi anno sulla legislatura, si vede già che comunque nel giro di pochi anni i finanziamenti alla politica sono drasticamente diminuiti. Questo vuol dire che oggi, ad esempio,
la federazione di Genova del PD ha una dipendente a mezzo tempo, nessuno dei funzionari è dipendente del partito. Questo cosa vuol dire? Come vivono quelli che lavorano nel PD? Sono essenzialmente legati agli amministratori, perché sono gli assistenti di questo, l'assistente dell'altro. Allora, questo, che autonomia possono avere? È difficile stabilirlo. È difficile, perché poi c'è comunque la personalità, cioè uno poi, io sono persone comunque che stimo, quindi no, non mi permetterei mai di dire, però è chiaro che un altro punto che mi ha molto interessato, che già il professore lo diceva, del discorso della tipo di democrazia, io aborro i 5 Stelle da sempre, proprio per l'idea di democrazia che hanno. Ricordo che in uno dei primi tempi del PD, quando circolavano i questionari in cui cosa vorresti dal PD, io risposi che non mi disturbasse troppo frequentemente per chiedermi che cosa la penso su questo, su quell'altro argomento, perché ritengo che c'è una concezione un po' aristocratica, nel senso che, come dice giustamente Speciale, io voglio che i miei rappresentanti siano migliori di me. Quindi se uno prende il mio voto, uno di noi, no, allora vado io. Cioè, io voglio che... No, questo è chiaro. E quindi questo scozza proprio con tutta questa descrizione che faceva il professore, che ha chiaramente descritto. Penultimo punto è la questione delle primarie, che ancora anche Presidio toccava, che nel libro sono ampiamente discusse, diciamo così, citate nei diversi episodi. La Marta Vincenzi non vinse le primarie solo contro Sanguinetti, vinse le primarie, Sanguinetti fu doppiato come numero di voti da un raggruppamento che faceva riferimento a Zara contro tutti i partiti che invece erano schierati con la Vincenzi. E credo che questo segno in qualche modo sia un po' rimasto anche nelle vicende seguenti. Dicevo appunto delle primarie su cui si dà un giudizio, mi pare, abbastanza negativo, o comunque... mi confermava giudizio per figli, cioè come una cosa superata. Allora, io ricordo quando si diceva che le primarie erano il mito fondativo del PD. Ragioniamo su questa cosa. E vengo all'ultimo punto, ed è una sollecitazione che ho già fatto, ma che rifaccio, a Beppe, a Stefano e a Roberto, che con i quali ho vissuto questa esperienza dell'associazione per il PD, no? Che associazione che giustamente è stata sciolta non appena il PD si è costituito, è stato sicuramente un bene, ma forse era già sintomo di qualcosa che questa non mi è venuta troppo bene, sarà meglio fare altre cose. Ecco, io uno scritto su cui riflettere su questa esperienza delle origini del PD mi piacerebbe leggerlo da qualche parte. Interessante. Grazie Eugenio. Piccini ha chiesto di parlare. Prego. Ma visto... i capelli che ci rimangono, il colore grigio, credo che abbiamo abbondantemente... Io mi dipingo, non è mica... Abbiamo tutti abbondantemente faccio apposta, vissuto mi coloro. Nel secolo breve, e quindi abbiamo vissuto la realtà dei partiti come erano stati configurati nella Costituzione, e i partiti dopo la morte,
violenta dei partiti democratici nella Prima Repubblica e il suicidio del PC, salvato ma poi sommerso in un diciamo, c'era una famosa battuta in un dibattito del 51 sull'energia nucleare in Italia, che c'è un dibattito in cui Saragat si lamenta della sinistra democristiana di Ossettiani, che lui trova più dialogo con la destra democristiana che con la sinistra, che non è una sinistra legata al sindacato, che è una sinistra cattolica ideologica, e questi signori vengono definiti pesci rossi che guizzano nell'acqua santa. E questi signori avevano la finalità di essere l'unica sinistra e diventare l'unica sinistra, escludendo la sinistra ufficiale, che in allora era i socialisti, i socialdemocratici e i comunisti. È inutile, vabbè, ripercorrere tutta quella storia, però quella è una storia di partiti che avevano una struttura e avevano un'organizzazione dove c'era chi faceva politica, dove chi faceva amministrazione, dove chi faceva i soldini, adesso si chiamano fondazioni, e poi c'erano gli organismi di massa nel dopoguerra immediato. Ad esempio, per il Partito Comunista, il Partito Socialista era un organismo di massa gestito e finanziato per tutto il periodo dell'affrontismo. Quei partiti col 92 spariscono. I partiti, chi faceva politica nelle federazioni provinciali, nelle direzioni nazionali, decideva la politica, gli amministratori facevano gli amministratori e quindi gestivano il rapporto diretto con la cittadinanza, con la popolazione, ognuno aveva il suo ruolo. Da allora spariscono i partiti e quindi è inutile fare il discorso sulla funzione del partito allorquando il partito non c'è più. Ci possono essere ritornati a una realtà, chiamiamola salveminiana, per capirci, del periodo in cui c'erano le camarille elettorali che organizzavano una presenza, giocavano sulle leggi elettorali, eccetera, eccetera, ma il partito in oggi non esiste più. Possono esserci delle testimonianze di quello che sono stati i partiti, ma da mediazione con la cultura, la mediazione con la cittadinanza, la mediazione col potere è completamente diversa, non avviene più nelle stanze del partito. Non serve più il funzionario, non serve più il dirigente. È una figura che transita magari da una struttura chiamata partito per andare a fare l'amministratore. È soltanto un percorso dove qualcuno ogni tanto scivola, però il rapporto in altre epoche, nell'epoca in cui un certo semiologo sovietico diceva che le parole d'ordine, in allora se venivano definite così, erano di tre tipi: quelle giuste, quelle sbagliate e quelle giuste ma non recepibili dalle masse e perciò sbagliate. Questo signore forse risolveva, perché bastava depurare le masse dalle persone che non erano d'accordo per creare il consenso, ma oggi queste cose si continuano a fare, ma solo in quell'ambito, fuori da quell'ambito del dispotismo orientale ancora attivo, e come attivo non è più possibile. Bisogna saper rispettare il cittadino, saperlo coinvolgere, e in questo i partiti dal 1992 si sono suicidati e non sono più in grado di avere questo rapporto. Quindi le decisioni vengono assunte altrove, e allora vediamo che i decisori
in altrimenti dislocati si possono acquistare tramite i partiti o tramite i movimenti il consenso, essendo gli stessi che pagano, tra virgolette, che sostengono, usiamo un termine più corretto, le fondazioni e in fondo tutti gli altri partiti. Grazie. Bene, grazie. Adesso poi mi dite se c'è qualcuno. Aspetta un attimo, per voglio di due. Chi? Aspetta, c'è qualche d'un altro. Però voglio ricordare che Peschiera e Baiardo hanno scritto in questi anni altri libri sul PSI, sul PC, sulla DC non ce n'è più. Non so perché ne abbiamo fatti meno o perché è andato via di più, ma quindi prima di cimentarsi come ricercatori e come scrittori sui partiti e la politica oggi, hanno esaminato i partiti di allora, i partiti storici, diciamo, che abbiamo spesso presentato qui e da altre parti, con un'analisi molto seria, molto significativa e molto importante, e paragonare i libri di allora, dei partiti di allora e quelli di oggi, è impietoso e non serve a nulla, a mio parere, perché non si può ritornare a dove eravamo. Magari si può aggiungere, peccato, ma si può aggiungere o no, ma non si può tornare lì. Quindi bisogna partire da quello che c'è oggi per vedere come innestare processi positivi, come modificare, ecco, in una certa misura la realtà d'oggi. Questo a me pare il compito molto difficile. Tutte le cose che sono state dette sono assolutamente vere. Il rischio che oggi i partiti siano comitati elettorali oppure intermediari semplici per fare gli amministratori è evidente. C'è un piccolo difetto, che a quel punto nessuno controlla più gli amministratori, controlla politicamente e culturalmente, non controlla amministrativamente, perché se il partito è solo l'intermediario per fare l'amministratore, non c'è nessun altro che si occupa di che cosa farà quell'amministratore. In questo senso serve un paragone con il passato, perché voi lo ricordate, qualcuno di voi lo ricorda bene. Fare l'amministratore era un po', come dire, una mannaia, non era un grande privilegio, perché non solo si rispondeva ai partiti, al sindacato, all'amministrazione comunale, ma alle tue sezioni, al partito diffuso, al territorio che ti chiedeva conto ogni giorno di cosa avevi deciso. E il bello della democrazia, bambola. Però era difficile. Adesso questo ovviamente non c'è più. Basta, ho finito questa perorazione. Gabriella Besazza, poi Pericu e poi vediamo. Grazie, io intervengo in qualità di quota rosa, ovviamente, perché direi che quota rosa. Esattamente. E io sono molto d'accordo con tutto quello che ho sentito, però la cosa che mi interessa in realtà di più è cercare di capire questa crisi di rappresentanza che c'è non da oggi, già da parecchio tempo, che sbocchi può avere, cioè dove andiamo. E premesso che la crisi di rappresentanza non riguarda solo i partiti e non riguarda solo la politica, riguarda praticamente quasi ogni aspetto che noi abbiamo, quasi ogni organizzazione che noi abbiamo conosciuto storicamente. Pensiamo al sindacato, per esempio. Ma non solo, diciamo che mi viene in mente persino, non so, Comunione Liberazione.
non è più, non ha più quel ruolo che aveva di rappresentanza a sua volta, per esempio. Ed è un processo che a me pare che coinvolga un po' quasi tutto il mondo. Mi sembra che l'idea oggi sia sempre di più quella pericolosissima e davvero un ritorno al passato, questo, politicamente, dell'uomo solo al comando. Perché non c'è solo Putin, ma c'è stato Trump fino all'altro ieri. E Berlusconi, docet da questo punto di vista, è stato l'apripista di questa tendenza. E d'altra parte lo trovo anche un po' inevitabile, perché se appunto l'associazionismo tutto, o quella rete di, tra virgolette, anche controllori, di iscritti ai partiti che controllavano anche un po' l'operato della leadership, della dirigenza, eccetera, se si sfalda, non esiste più, è ovvio che il ruolo del leader diventa predominante e non è solo quello del padrone del partito, anche se non è il padrone come Berlusconi era, diventa però praticamente l'unica voce. In questo, tra parentesi, ecco, al PD non può succedere perché cambia segretario una volta all'anno, quindi in questo senso è esente da questo rischio, è esente. E va bene. Ha avuto una fase, c'è stata una fase. Sì, sì. Sì, infatti. Quindi, qual è la forma di rappresentanza futura? In questo, devo dire, i 5 Stelle, pur trovando questa loro, la loro soluzione, la trovo, anch'io l'ho trovato un po' abominevole, però è stato uno sforzo, cioè uno sforzo di elaborazione, di capire, di cercare di trovare una via alternativa a questa crisi di rappresentanza che c'era. E da questo punto di vista, secondo me, però è stata l'unica, cioè sono stati gli unici a provarci, perché no, io non vedo altre realtà da questo punto di vista. Cioè ci vorrebbe un grosso sforzo di elaborazione politico, sociologica probabilmente, per capire quale altre forme potrebbe avere questa rappresentanza. Perché se non è più quella indiretta, non è quella diretta, ragazzi, io altre, non so, io personalmente altre strade mi è difficile intravederle. E anche quello però che è certo è che non si può più prescindere dall'esistenza dei nuovi media, dei social media, eccetera, che hanno stravolto completamente, secondo me, quello è stato uno dei punti fondamentali, focali di questa dissoluzione, perché hanno stravolto completamente il panorama politico, sociale, civile, ludico, non lo so, di tutte le società. E in questo senso davvero l'idea però dei social, un po' quella dei 5 Stelle, cioè uno vale uno e ognuno vale per e vale come qualunque altro. E non lo so, ecco, io non ho risposto ovviamente perché non mi occupo di questo in particolare, però trovo che il ruolo dei social media deve essere molto più soppesato, bisogna parlarne e pensarci molto di più in questo senso, dove ci possono portare, e da questo punto di vista il passo successivo potrebbe essere ancora peggio, potrebbe essere l'avvento di un'intelligenza artificiale che, ne parla già. Sì, che un domani deciderà, non sarà neanche più l'uomo solo al comando, ma potrebbe essere una rete di
intelligenza artificiale che deciderà per conto nostro. E chiudo qui, può anche essere che decida meglio però. E chi lo sa. Allora, Beppe Pericu, prego. Ma, allora, quest'ultimo intervento ha detto le cose che volevo dire anch'io. Quindi io rinuncio al mio intervento. No, è così. Nel senso, la considerazione è molto semplice. Nella democrazia rappresentativa il partito, sia esso una struttura articolata con sezioni, con la proprietaria funzioni, sia esso invece una struttura minimale, tipo comitato elettorale, eccetera, non può non esistere, perché è un momento necessario del processo della individuazione di coloro che dovranno essere un domani gli amministratori della cosa pubblica a livello locale o a livello centrale. Che poi il partito avesse assunto nel passato un ruolo molto importante e significativo, particolarmente significativo, tanto da avere un periodo in cui abbiamo parlato di partitismo, intendendo dire che le decisioni di amministrazione non venivano prese nei luoghi deputati a questo scopo, ma venivano prese invece nelle segreterie dei partiti, determinando quindi delle difficoltà non piccole. A poco questo tipo di modello è saltato, lo siamo tutti perfettamente coscienti. Ci resta da chiedersi come possiamo andare avanti, qual è la struttura alternativa, esistono dei meccanismi diversi. Poi è pensabile e recuperabile una struttura a partiti, anche se non così come ricca nella Prima Repubblica, quantomeno abbastanza forte, importante, significativa, oppure no? A me sembrerebbe che in realtà questo recupero sia difficilissimo. E la dimostrazione che esistano strutture che non chiamiamo partito, se non vogliamo chiamarle partito, ma di fatti sono partiti, che esistono indipendentemente da questa struttura, è la dimostrazione che si può andare avanti anche senza i partiti. Ma andiamo avanti malamente. Bisognerebbe lavorare su quelle tematiche di un futuro che certamente sono tutti in quegli spazi che sono stati detti da altri. Non vorrei aggiungere altro, grazie. Voglio dire qualcosa. Grazie, sì, ho visto Stefano. Aspetta un attimo che si è iscritto Gallinaro e poi parli tu, va bene? Gallinaro, prego. La cosa che più mi colpisce, diciamo, nel comportamento dell'attuale classe politica è la nessuna formazione. Diciamo, io sono rimasto sconvolto quando, eppure aveva già fatto qualche anno da deputato e quindi un minimo di conoscenza della Costituzione doveva averla, quando Di Maio è venuto fuori, sembrava ignorare che l'unico modo, diciamo, di far cadere un presidente della Repubblica è quello di imputarlo di un reato per cui deve avere l'ergastolo. Diciamo questo, è che si pensi, in realtà forse ora questo tipo di gaffa non le fa più, è un po' migliorato, però che si debba migliorare, diciamo, facendo il ministro, perché è diciamo una cosa secondo me fuori da tutto. Bene, divertente questo riferimento. No, sta facendo un apprendistato rapido. Certo, certo. No, è migliorato, è vero. Non è però intelligente, ma non colto. Cioè, però, come dire. Certo, certo, certo. Scusa, Stefano Zara, prego. Bene, io volevo fare due brevi considerazioni, una più relativa ai temi proposti da Cama, in particolare il tema della rappresentanza, della crisi dei partiti. Mi sembra una seconda parte più invece relativa all'esperienza mia personale, diciamo al tempo dell'Ulivo, del PD. Sul primo punto, mi sembra di poter osservare che la nostra Costituzione non è indifferente rispetto a tutti i dilemmi che ha posto Cama,
La nostra Costituzione si esprime assolutamente verso una risolve positivamente molti di quei dilemmi, basta in quanto a me per la discussione, il bicameralismo, non vincolo di mandato, quindi è aperta, si esprime più per una rappresentanza che favorisca la governabilità in qualche modo, attraverso magari dei, molti compromessi e così via. Quindi se il tema della rappresentanza ci propone oggi si propone in crisi, allora tout court è in crisi anche la nostra Costituzione, e questo apre un problema, ma può anche indicare una via, che cioè una via per uscirne sia anche quella di affrontare finalmente una riforma costituzionale degna di questo nome. Ricordo tra l'altro che mai è stato applicato quanto previsto dalla Costituzione per la previsione di quanto di dare un ordine, una forma ai partiti. E quindi mi sembra di poter dire che quella crisi, se c'è, come c'è sicuramente, riguarda anche la nostra Costituzione, e una via di uscita può essere anche una riforma costituzionale seria. Questo è il primo filone di pensiero che voglio. La seconda cosa, per fare riferimento a delle esperienze personali, tutta la mia esperienza politica si apre e si chiude, diciamo, all'interno dell'Ulivo e del PD. Non è stata un'esperienza esaltante, devo dire. Basti pensare questo, per dare un esempio, che quando sono stato eletto non sotto l'insegna di un partito, per i 18 mesi che sono stato in Parlamento, sono stato come Ulivo. Quando poi è stato il momento di iscriversi a un gruppo parlamentare, che era l'unico, era necessario farlo, sono stato da Prodi, che era il referente, allora, in attesa delle nuove elezioni, era anche il candidato premier, e gli ho chiesto: ma io in quale gruppo parlamentare mi iscrivo? E Prodi mi ha detto: vai adesso per favore, vai adesso al gruppo misto, dove tu sarai un rappresentante dell'Ulivo. E quindi mi sono trovato al gruppo misto con Ulivo 1, io. E Prodi mi ha detto: vedrai che presto sarai raggiunto da Monti, perché stiamo veramente lavorando per fare il partito dell'Ulivo, il PD, insomma, in poche parole. Dopo 6 mesi non era successo niente. E non sono ritornato da Prodi e mi ha detto: guarda, cosa faccio? A questo punto lì, tra l'altro, non posso fare politica all'interno del gruppo misto, sono da solo. Allora vai nel gruppo di uno dei due partiti. Mi dai un'indicazione, cioè Margherita o PD? Scusami, allora era insomma, non mi ricordo più, partito, insomma, ex Partito Comunista. Allora mi ha detto: ma guarda, tu vai alla Margherita anche senza iscriverti nel partito, io questa cosa l'avevo esclusa, perché da lì vedrai che si lavora meglio, c'è più da fare per costruire il partito nuovo. Successo niente. Seconda esperienza è stata quando ho fatto le primarie a Genova. L'ha ricordato, mi pare. Qualcuno mi è parso di aver ricordato questo episodio. In queste primarie, che dovevano essere, come dire, ricordo a tutti, davvero lo strumento principale della democrazia del PD, in queste primarie mi sono trovato a confrontarmi da solo con 9 diversi partiti che hanno preso posizione contro di me, tutti appartenenti alla stessa. E tutti a favore di sostanzialmente, allora mi ricordo, della Vincenzi. E ci fu solo una voce che disse: ma guardate che le primarie non possono essere fatte in modo tale che i partiti
sono, le primarie sono tra persone e non tra una persona e i partiti o persone e partite. Quindi si devono astenere i partiti. Una volta che sono ammessi i candidati, si devono astenere. Ci fu una sola persona che lo disse. Fu Perico. Non fu ascoltato da nessuno. Nella circostanza intervenne persino il segretario nazionale a dire che doveva essere votato una persona piuttosto che un'altra. Quindi io posso dire che personalmente ho sperimentato direttamente il fallimento delle primarie. Tutto questo è per dire che purtroppo personalmente ho creduto che dall'Ulivo e dal PD potesse uscire una forma partito nuova e che in tempi stretti, grazie anche allo strumento delle primarie, il tema della rappresentanza sarebbe stato risolto positivamente. Ahimè, sono rimasto molto deluso, non solo personalmente per esperienza personale, ma perché ho potuto vedere che purtroppo il percorso è stato un percorso non solo lento, ma pieno di ostacoli, di difficoltà e soprattutto in cui gli apparati hanno pesato molto di più della volontà delle persone che nel PD volevano riconoscersi. Quindi forse bisognerebbe riprendere di lì. Mi domando se alle prossime elezioni, per esempio, il PD vorrà mettere mano o meno nella scelta dei candidati. Potrebbe essere una bella occasione nella scelta dei candidati alle primarie. È un tema che non mi sembra secondario. Vogliamo riprendere il tema della rappresentanza, vogliamo superare le difficoltà. Le primarie sono uno strumento importante, perché non lo applichiamo già nella scelta dei candidati per le prossime elezioni? Parlo delle elezioni nazionali. Bene, grazie Stefano. Se vogliamo chiudere a un'ora decente, cioè tra poco, io naturalmente devo chiedere se c'è ancora qualcuno che vuol fare un breve intervento o porre delle domande. Se no, altrimenti, se no, do la parola prima al professor Cama per riprendere. All'ultimo, lo sapevo io, Un lo po' da sapevo. veleno. Bene, Gualco. Quindi, in questo quadro desolante di astensionismo, di non partecipazione, volevo ricordare, tanto per tirarci un po' sul morale, qual è stato l'esito delle elezioni europee del 2019, nel senso che si temeva una vittoria schiacciante dei nazionalisti populisti più feroci, più agguerriti, c'è stata invece una crescita della partecipazione al voto anche in stati, ad esempio quelli dell'Europa orientale, che non erano, come dire, così abituati a praticare, ad esercitare la democrazia in questo senso. Quindi almeno questo aspetto, in una percentuale di votanti al Parlamento europeo che è scesa sempre e continuamente dal primo voto fino al 2014, c'è stato un soprassalto nel 2019. Quindi questo Vero, incauda per tirare un po' vero, sul no, anzi, il vero, contrario. vero, vero. Io invece riprendo solo una cosa che diceva Zara, la Costituzione, perché all'articolo 49, lo leggo, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. In questo breve articolo c'è tutto, Esatto. i cittadini, la partecipazione democratica, i partiti, il metodo democratico, contribuire alle scelte nazionali, partiti, istituzioni, cittadini. È proprio quello che Cama ha ricordato. Cama, poi Peschiera, poi Baiardo, prego. C'è una serie di aspetti che si interrogano tra di loro, menzionati proprio da ciascuno di voi, devo dire, sono collegati. Per figli, un aspetto cruciale. Ci sono due aspetti, uno simbolico e uno organizzativo, e sono entrambi importanti, ma quello forse più importante è quello che ha menzionato per figli, cioè un partito che non ha una cultura politica e che non si rifà a una famiglia, a
politica che hanno delle sue radici non ha futuro, perché il passato, cioè io sono per le novità, sono un innovatore, però non si parte mai da zero. Qui ogni volta in Italia si pensa di inventare qualcosa, no? Invece bisogna rifarsi a delle tradizioni che sono secolari, ma che nel pensiero anche dei classici dell'antichità risalgono, che sono questioni fondamentali, che sono eterne. Noi dobbiamo rifarci a delle famiglie politiche, a delle culture, e significa avere un'identità. I partiti italiani non hanno un'identità forte. Nessuna organizzazione potrà mai supplire a questa carenza di cultura politica, di identità. Prima cosa, occorre, e probabilmente anche non ripudiare del tutto le culture politiche del passato, dell'Ottocento, cioè riaggiornarle, evidentemente, perché il liberalismo, il socialismo, tutte queste, hanno una loro, e in Europa ci sono, ma non possiamo pensare di estranearci rispetto a una realtà che invece in altri paesi vive. Ci sono i socialisti europei, ci sono i popolari, ci sono i liberali, cioè che facciamo? Noi ci estraniamo da questo e ci inventiamo una nuova formula che poi non ha radici, e infatti ci sono anche da questo punto di vista grandi difficoltà. Dobbiamo recuperare le antiche, rinnovandole, tradizioni politiche con i temi eterni dell'uguaglianza, della libertà. Non è che sono passati di moda questi, eh? E ciascuno partito è sensibile ad alcuni codici etici, morali, filosofici e così. Quindi ritrovare, questo è fondamentale. L'altro aspetto è quello organizzativo, è vero, le nuove tecnologie impongono di riorganizzarsi, però i temi della rappresentanza non implicano che i dilemmi debbano essere risolti escludendo i due corni del dilemma. Bisogna trovare una composizione. Alcuni elementi di democrazia diretta ci possono essere. Infatti, quello che diceva lei, i 5 Stelle hanno cercato in modo ingenuo, è un po' così radicale, di rigenerare la politica italiana appellandosi a questo ideale regolativo, ingenuamente, perché non è possibile basarsi solo su questo. Ma introdurre elementi di partecipazione anche non è sbagliato, il dibattito pubblico ad esempio, no? Ci sono spazi di discussione pubblica che possono essere in qualche modo agevolati dai partiti, promossi dai partiti. È chiaro che però non possono essere tutta la politica, no? Occorre anche lasciare spazio alle forme di mediazione. Infatti il problema qual è? La disintermediazione, che riguarda non solo i partiti ma anche altre forme associative. Questo è il problema, ma ci sono formule organizzative che possono conciliare i nuovi media, perché i nuovi media rafforzano la comunicazione verticale, non orizzontale. Tu che social media, puoi rivolgerti al leader, il leader a te, ma tu non puoi parlare con migliaia di persone, non è una discussione quella, assolutamente no. Devi trovare, conciliare. E poi l'ultima cosa, l'autonomia, il finanziamento, le due cose. Un partito che ha radici, che si dà una forma, però senza finanziamenti non ha autonomia. Quindi la politica, se deve trovare una dignità, deve essere autonoma rispetto agli interessi, deve rappresentarli, avere collegamenti con tutti gli interessi, deve rappresentare tutte le imprese, i cittadini, i territori, però deve essere anche autonomo. E il finanziamento, un minimo di finanziamento anche pubblico ai partiti, rende i partiti autonomi. E questo è un valore fondamentale, perché possono essere in grado di dare un giudizio generale sulle cose indipendentemente dagli interessi specifici, settoriali. E questo lo puoi garantire solo attraverso una forma di finanziamento anche minimamente pubblica. E non dimentichiamoci, qui chiudo per non scoraggiarci, che non è che in Europa i partiti siano tutti spariti, eh? In Germania ci sono tutti, eh? I Verdi sono un partito organizzatissimo, democratico, i democristiani anche, e anche i socialisti, gli spagnoli sono i socialisti, sono un partito strutturato e organizzato. Cioè non è che dappertutto siano, siamo noi che giustamente nel 92 abbiamo fatto un falò di tutto, siamo stati sconsiderati anche la classe dirigente, i giornali, opinionisti, eccetera, eccetera, professori universitari, tutti abbiamo cavalcato l'onda antipartitica, siamo trovati in questo deserto. Però non è che sia un destino comune e ineluttabile, bisogna ricostruire dei partiti, e dico, sul piano organizzativo sicuramente con delle formule nuove che implicano comunque un minimo di radicamento, come diceva anche Perico, devono essere radicati sul territorio e svolgere una funzione di progettazione anche con delle fondazioni serie, con delle fondazioni che siano dei pensatori veri, come negli Stati Uniti ci sono delle fondazioni che svolgono una funzione di supporto e di elaborazione per i partiti repubblicano meno e democratico. E quindi occorre sicuramente questo, ma diciamo non bisogna recidere, questo è il mio consiglio, poi ricollegarsi alle tradizioni, perché non si deve partire da zero. Occorre riallacciarsi alle famiglie, alle culture politiche che da secoli in Europa sono presenti e che continueranno a esistere, a prescindere che gli italiani non lo facciano meno, perché in Europa è così e il Parlamento europeo lo dimostra. Quindi mi raccomando, cioè, cerchiamo di
rilacciarci quelle tradizioni, rinnovandole, adattandole ai tempi, come è ovvio, come fanno tutti i partiti. Credo che questo sia l'unico consiglio sensato che si possa dare, no? Riprendere i legami, perché non si può recidere tutto, no? A partire sempre, perché è un'idea ingenua anche, tra l'altro, è antistorica proprio. Bene. Grazie. Quello funziona. Questo libro è uscito esattamente un mese fa. Nel frattempo è successo di tutto, come sapete. Prima la settimana del Quirinale, che è stato uno spettacolo che io ho trovato appassionante, sarò vecchio rimbambito, ma mi sono veramente appassionato a quello che stava succedendo. Apparentemente non è cambiato nulla, perché poi è stato rieletto il presidente che c'era prima, ma secondo me quella settimana lì ha completamente chiuso un'epoca e se ne aprirà una nuova che non so come sarà, ma di sicuro le cose credo che di qui in avanti non saranno uguali a prima. Per gli sconvolgimenti che sono avvenuti all'interno dei partiti, tra i cosiddetti poli o schieramenti, il cosiddetto centrodestra e il cosiddetto centrosinistra, che secondo me non sono mai esistiti, per fortuna non esistono più neanche nominalmente adesso. Vedremo cosa succede. Poi ultimamente c'è questo tentativo di guerra mondiale che temo produrrà ulteriori sconvolgimenti anche nei vari sistemi politici, speriamo che si risolva rapidamente, ma insomma la situazione non è allegra, ecco, come tutti sapete. E, con queste considerazioni, faccio queste considerazioni per dire che questo probabilmente è un piccolo libro, piccolo perché insomma non è che sia un grande studio di politologia, ma credo che comunque sia un piccolo libro di storia, di una storia che si può già delimitare adesso come un periodo concluso. La cosiddetta Seconda Repubblica è finita nel 2021, quello che verrà dopo chi vivrà vedrà. Avrei alcune veloci considerazioni. Io però faccio, ecco professore, io faccio fatica a definire di sinistra quella critica alla democrazia rappresentativa che risolve tutto con i cittadini, uno vale uno. Ma è nella tradizione? Non lo so. Sì, vabbè, io più che altro, può darsi che sia una questione di definizioni, ma io la vedo molto vicina invece all'altro tipo di critica, quella da destra che porta all'uomo forte e all'uomo solo al comando. Io le vedo convergere, no, poi sulla stessa... Quello, probabilmente, ecco, l'effetto, sì. Ecco, quindi probabilmente c'è in diretta, un giro... Inintenzionalmente l'effetto è questo. Ecco, allora sì, grazie, sì. Ci siamo chiariti, sì. La pensiamo allo stesso modo. Assolutamente. Ecco, in quel filone lì di critica alla democrazia rappresentativa si inserisce secondo me anche l'invenzione delle primarie, che sulla quale nel libro siamo molto critici. Spero che non si facciano più le primarie. Non, anche per come sono state organizzate e gestite nell'arco di 15-20 anni dal PD e dal centro-sinistra, ma proprio come concezione. Allora, come diceva giustamente il professore un attimo fa, i partiti devono ricostruirsi attraverso una precisa identità politico-culturale. Devono dire: io sono socialista, io sono liberale, io sono nazista, questi vanno di moda, non solo qui. Dire chi siamo e cosa vogliamo. Ora, questo meccanismo per cui prima che passa qui in via dei Giustiniani può salire, venire al seggio e scegliere il segretario di un partito, ma non esiste proprio, senza essere iscritto, certo, ma proprio non esiste, è il contrario della definizione che possiamo dare di un partito, è esattamente il contrario, diventa un mercatino qualunque, infatti si è anche poi trasformato in alcune occasioni deprecabili in un mercatino. Questo per quanto riguarda le primarie interne e anche le cosiddette primarie per nominare il candidato sindaco, il candidato presidente del consiglio. Ora ricordiamo tutti con entusiasmo la prima volta che furono organizzate, Prodi plebiscitato da 4 milioni di votanti, e quella fu anche una spinta che lo portò poi
a vincere, anche se di misura, con tutto poi quello che è successo dopo, lo sappiamo. Però è stato un grosso fatto politico. Dopodiché, però, francamente, un partito scelga chi è il suo segretario e scelga chi è il suo candidato, o sindaco, o presidente del consiglio, o presidente di regione, lo scelga, lo decida, lo proponga agli elettori. Scelga il migliore, gli conviene, ovviamente. Non può scegliere il primo che passa. Da qui arrivo all'altro argomento che volevo prendere in considerazione, quello del sistema elettorale. Ora, a parte che in Italia ne abbiamo 4 sistemi elettorali diversi. Uno per i sindaci maggioritario, uno per il Parlamento che non si capisce cosa sia, un altro per le regioni con il maggioritario ma a turno unico, per cui vince uno col 34% dei voti, che non esiste da nessuna parte al mondo. Anzi, col 34% del 50% dei voti, quindi col 17% dei voti, è successo qui in Liguria nel 2015. È una roba paradossale. Poi abbiamo anche un sistema elettorale proporzionale puro, che è quello per le europee. Ecco, 4 sistemi elettorali diversi. La gente non ci capisce niente, i partiti neanche ci capiscono. Sono logiche diverse, devi attrezzarti per esatto, perché se capissero qualcosa, se capissero però, qualcosa. Ogni volta a spostare il piano della gara. Sì, è difficile, però pensaci un attimo. Non c'è un terreno di gioco uniforme, cioè ogni volta cambia. Esatto, ogni volta cambia, come giocare a pallone, prima in salita, poi in discesa, non esiste. Ecco, mettiamoci d'accordo. Allora, ci sono due strade. Uno è il sistema francese e l'altro è il sistema tedesco. Non è che ci siano molte alternative sensate da prendere in considerazione. Sono quelli che funzionano meglio. Io sto arrivando alla considerazione che per l'Italia in questo momento, per il motivo che dicevo prima, che cioè i partiti devono ricostituire prima di tutto una propria identità politico, storica e culturale, sia utile ritornare, anche prendendo atto del fallimento totale dei sistemi maggioritari, ben 3 leggi elettorali in 30 anni che abbiamo avuto per il Parlamento, ritornare al sistema proporzionale con sbarramento. In quel modo finalmente anche la sfiducia costruttiva, mettiamoci anche quello, certo, quello poi fa parte di tutto un meccanismo di tutta, certo, sbarramento almeno al 5, ecco, diciamo, se non di più, ma diciamo 5, modello dai. Tedesco, sì, il modello tedesco, c'è poco da... Funziona bene. Funziona, è vero che ci mettono 7 mesi poi a fare un governo. Però poi dura. Cioè la Merkel, l'ultimo suo governo, ci ha messo 7 mesi a costituirlo. Poi però è andata avanti ed è arrivata fino in fondo. Quindi proviamo almeno questa, visto che insomma sono 30 anni che giochiamo con le leggi anche incostituzionali, tra l'altro abbiamo votato 3 volte con una legge incostituzionale, che è un paradosso assoluto. Riproviamo con quel tipo di sistema lì, proprio anche per dare ai partiti la possibilità di ritornare a esistere in quanto definirsi meglio, sì. Esatto, perché altrimenti siamo a tutta questa accozzaglia di personaggi che si presentano ognuno col suo cognome. Non c'è un partito, c'è Cava, c'è Peschiera, c'è Baiardo. Ma dove siamo? Non esiste al mondo. Ultima cosa. No. Però sta bene. Penultima cosa. Questo ragionamento sui partiti che devono ricostituire una propria identità. Anche a me non piace tanto il discorso dell'uomo solo al comando. Ma ce ne fossero di uomini al comando, almeno qualcuno. Voglio dire, nel 75-76 tanti milioni di persone non votavano comunista, votavano Berlinguer. Bettino Craxi, con tutto quello che si può pensare di lui, è stato un leader politico. La gente votava anche per Craxi. La DC aveva i suoi leader, erano 4-5, infatti era divisa in 25 correnti. Ma è diverso, perché allora Craxi, Berlinguer, Moro, Andreotti, Fanfan avevano una loro visione politica, la proponevano, questa visione politica veniva erano dentro una struttura e la proponevano alla gente e la gente li votava. Qui ormai chiunque si presenta con qualsiasi bandiera o bandierina o nome o cognome, e questo però è
cioè è legato al fatto che le leggi elettorali hanno portato a questa situazione. La stessa legge elettorale dei comuni, che è quella che funziona meglio, perché tu... Sì, la meno peggio. È la meno peggio, però ha prodotto un fenomeno negativo, secondo me, cioè l'estrema personalizzazione delle competizioni elettorali. E non si parla più di un partito contro l'altro, ma si parla di Peschiera contro Baiardo. E questo poi comporta anche il fatto che Baiardo, che è notoriamente una testa dura, a un certo punto vince le elezioni e decide che fa quello che vuole lui. Non si confronta più con nessuno, non parla né con i suoi sostenitori né con l'opposizione. E tantomeno con i cittadini, con gli elettori. Ultima cosa, finanziamento dei partiti, qualcuno ha accennato a questo. C'è un'appendice del libro che è dedicata a questo argomento, abbiamo fatto un po' una ricerca per andare a scoprire, no a scoprire, per evidenziare che l'Italia, avendo abolito nel 2013 il finanziamento pubblico, ogni forma di finanziamento pubblico dei partiti, è rimasta in buona compagnia con Malta, che è notoriamente un paradiso fiscale di società fantasma, eccetera, e con la Bielorussia. Sono gli unici due paesi del continente europeo dove non esiste il finanziamento pubblico dei partiti. Noi ci siamo arrivati, come tutti sappiamo, dopo 40 anni di viti, referendum, polemiche, scontri, abbiamo abolito tutto sull'ondata demagogica degli ultimi referendum radicali e poi riproposta da Grillo e compagnia cantante, abbiamo abolito tutto. Tutto questo ha comportato un risparmio di 3 miliardi, no, chiedo scusa, in 20 anni, adesso risibile. Sì, talmente risibile che adesso non ricordo la cifra globale, ma mi sono divertito a fare 2 divisioni e ho scoperto che ogni italiano in questi 20 anni ha risparmiato, cioè non ha dato ai partiti, esattamente 2,70 euro all'anno, mezzo chilo di pane, insomma. Ecco, è una cifra assolutamente ridicola che ci ha portato a svendere sostanzialmente la democrazia per un prezzo insulso, per un vantaggio insulso, assurdo, minimo proprio, proprio veramente vergognoso quasi. Sì, 135, ecco, adesso ci siamo, 135 milioni all'anno, 2 miliardi e 700 milioni in 20 anni. Totale, come dicevo prima, 2,70 euro per ogni italiano. Basta con questa demagogia, dico adesso, che qualcuno lo dica finalmente, anche se sembra di bestemmiare sul sagrato, ma i partiti vanno finanziati dallo Stato. E in quale modo si deve vedere, ma l'attività politica e i costi della gestione della quinta o sesta politica potenza industriale del mondo, la gente che si occupa della politica di questa potenza industriale deve avere i mezzi per poter esercitare la sua funzione, e quindi i partiti politici devono essere finanziati, punto e stop. Non lo dice nessuno, e chi lo dice viene coperto di guano, però insomma qualcuno dovrebbe anche cominciare. Enrico, mi permetti, ci vorrebbe anche una regolamentazione, avendo il finanziamento pubblico, una legge che disciplini l'organizzazione dei partiti in modo che siano strutturati in un certo modo, altrimenti non prendono finanziamenti. Anche questo. Io faccio alcune considerazioni a monte, anche di contorno, diciamo, al problema centrale che il professor Cama è quello della rappresentanza, con alcune considerazioni di contesto. Prima voglio semplicemente ricordare, concordo con l'esistenza dei partiti tradizionali in Europa, però ho alcuni dati. Nel Regno Unito il Partito Conservatore, ancora nella seconda metà del Novecento, raggiungeva 3 milioni di iscritti. Oggi sono 100.000, con l'età media di 65 anni.
In Francia tutti i partiti storici nel 2017 non sono giunti al ballottaggio. Il Partito Socialista è scomparso. Anzi, i suoi rappresentanti ha perso i 9 decimi dei eletti in Parlamento. In Germania la CDU e la SPD e liberali nel 90 raccoglievano l'80% dei voti. Adesso raccolgono la metà. Nuovi partiti. Adesso sì. Certo. In Olanda e in Grecia i partiti storici sono spariti. Questo è un primo punto. L'altra questione della rappresentanza si iscrive anche nel processo che noi sappiamo della crisi della democrazia, sì, a livello mondiale. Beh, intanto esiste un contrasto tra gli ordinamenti democratici nazionali e la dimensione globale del mercato economico e finanziario. Che cosa significa? Noi l'abbiamo sperimentato con la Grecia, ma abbiamo rischiato, e tutti i partiti tutte le nazioni risparmiano ancora, rischiano ancora, perché esistono oramai il mondo della finanza è dominato. Il mondo è dominato dalla finanza, che fa capo a entità e gruppi di carattere che si avvalgono delle tecnologie, degli algoritmi, che mettono in crisi qualsiasi tipo di nazione in tutto il mondo. Il controllo di questo meccanismo sfugge alla volontà dei governi e degli elettori. Questo è un elemento fondamentale. Che non sarà, voglio dire, così noto all'opinione pubblica. Poi arrivo alla questione dell'opinione pubblica oggi. Però c'è, e quando c'è una crisi economica, questo agisce immediatamente, mettendo ai margini qualsiasi tipo di Stato, qualunque sia il suo assetto istituzionale. È un grande elemento di novità. Non è mai successo, esistono questo tipo di potere. La seconda considerazione sulla questione della democrazia è che è colpita ovunque dall'astensionismo. E l'astensionismo ridefinisce la qualità della democrazia. Noi abbiamo in molti paesi la democrazia della minoranza, così come a Genova, in Liguria, abbiamo fatto bene, state ricordate le elezioni, abbiamo un sindaco che governa con il 20%, abbiamo un presidente di regione, quanto l'abbiamo detto, 17%. Cioè, noi siamo governati da una democrazia della minoranza. La terza considerazione generale, poi entro nel merito di alcune questioni, è che oggi i governi governano anche con nuovi apparati che non sono di natura politica, ma sono di natura tecnica. Si governa anche col digitale. Sono i tweet mattutini di Trump, o sono anche le piattaforme appositamente create dai leader. Certe volte, credo, non mi ricordo se l'ho detto a Federico Nelli, queste piattaforme costano anche molto poco, credo che con mille euro ci siano centinaia, 2000 mi pare, garantiscono 2000 followers, eccetera, eccetera. Non voglio entrare poi, ma adesso ne merito. Questa la questione della tecnologia, dell'ingresso della tecnologia nella politica è fortemente innovativa in un sistema che, se noi volessimo definirlo, come in genere si fa, in che epoca siamo? Siamo in un'epoca di trasformazione profonda. Siamo in una situazione, poi vengo appunto alle questioni che volevo considerare, in cui i partiti operano in una società profondamente cambiata. Cioè noi arriviamo sino al 92, grosso modo, ma i segnali sono anche negli anni 80,
con delle formazioni che erano sostanzialmente la classica nomenclatura delle classi. Il Partito Comunista rappresentava gran parte della classe operaia, anche il Partito Socialista. La Democrazia Cristiana, larga parte di un mondo cattolico e soprattutto degli strati intermedi della società. Il Partito Liberale rappresentava la Confindustria. Il Partito Repubblicano rappresentava semmai i manager pubblici, privati, ma anche correnti della Democrazia Cristiana rappresentavano i manager. Il Movimento Sociale rappresentava l'ascolto e una serie di valori, meno legami con il mondo, diciamo, economico e del lavoro. E però, e poi però negli anni Ottanta le rivoluzioni del capitalismo legate al mondo di produzione, i mutamenti nel mondo del lavoro, la duplicazione della figura del lavoratore dipendente in piccolo proprietario e lavoratore dipendente, cioè si è creato una situazione ibrida per cui i riferimenti fondamentali della struttura della società non erano più quelli. E noi dagli anni 90 agiamo in una situazione ibrida, basti pensare ad esempio i modi della comunicazione dei partiti. Noi abbiamo un'esperienza in cui i partiti sino agli anni 90 avevano tutti i partiti un quotidiano e delle riviste. Il Partito Comunista era persino esagerato, ne aveva sette riviste. Oltre che Rinascita aveva Critica Marxista, Studi Storici, Democrazia e Diritto, Politica e Economia, non la finiamo più. Questo però poi è entrato in crisi profondamente, ma non solo perché sono venute meno le risorse, ma perché ci sono stati nel profondo della società dei forti mutamenti. Perché pensate al mondo del lavoro, il rapporto che c'era prima in una fabbrica, il rapporto diretto dell'operaio che usava la macchina, si è trasformato nei confronti di una distanza, di una lettura della macchina che veniva da una macchina informatica. Pensate contemporaneamente alle partite IVA che si sono ingenerate in quel momento. Cioè, adesso io non lo voglio fare troppo lunga, però insomma ci sono stati dei fenomeni nella società che molto 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 complessi, molto complessi. Certo che però in questo ibrido si sono mantenute delle forme precedenti. La fine dei referendum, ad esempio la crisi dei referendum, che era il principale strumento di democrazia diretta, perché a un certo punto c'è stata la stanchezza dell'elettorato. Abbiamo votato anche se si poteva attraversare un campo per andare a caccia, non so se lo ricordate, c'era l'attraversamento dei poderi e anche di certi detersivi abbiamo votato. Però c'era anche un altro fatto, e c'è stata anche la consapevolezza, il fatto magari è stato più chiaro nelle elite intellettuali, ma anche il fatto che dietro il referendum, la voce del popolo, la voce dei cittadini, a me poi questa cosa dei cittadini non è che mi piace molto come definizione, perché sono della vecchia scuola, credo di più alle classi, ai ceti, eccetera. Perché come dico sempre, nei cittadini, il cittadino è una categoria che riguarda quelli fedeli al fisco, gli evasori, quelli che vanno a letto solo con la moglie, i pedofili, e ci sono gli altri, eccetera. E quindi certe volte sui cittadini ho un po' di difficoltà, ecco, a orizzontarli, così come anche con la gente e anche con l'invenzione del popolo, insomma, che poi ricordo. Che ricordo che il popolo no, l'hanno inventato per fare delle cosette non troppo da una parte prima, ma nel risorgimento andava bene il popolo, poi dopo vabbè, adesso non voglio più, voglio esagerare con episodi che insomma. Quindi in questo non può stupire che in questa situazione ibrida anche della classe, siamo entrati in crisi. Ah no, dicevo dei referendum, scusate.
Le eliti intellettuali hanno scoperto che il referendum, la famosa appunto democrazia dei cittadini diretta che cambia le cose, una volta che avevano deciso sì o no, poi si rinforzava l'esecutivo. E poi come facevi a gestire quello che tu abolisci una cosa e poi l'esecutivo sta quando il Parlamento, l'assemblea elettiva è debole. E allora poi risolve il problema il governo. E quindi esiste uno di quei dilemmi che così bene il professor Tama ci ha illustrato prima. E vorrei dire anche, vorrei ricordare che non esiste al mondo, tranne 5 situazioni, in cui l'esperienza della democrazia diretta abbia governato gli Stati. La democrazia diretta funziona in Svizzera, funziona in Finlandia, dopo che parte me lo sono segnato ha fatto dei disastri sul piano fiscale terrificante. Non me lo ricordo adesso. Comunque, insomma, i grossi paesi sono la Svizzera, la Finlandia, alcuni stati americani degli USA. California soprattutto. California, esatto. Che ha prodotto dei disastri sul piano delle vie pubbliche. Esattamente. A posto di abbassare le tasse, le infrastrutture e dei servizi pubblici sono approvati. ecco appunto, Svizzera, Islanda, Finlandia e alcuni stati degli Stati Uniti, prima di tutto la California. L'Islanda è facile. Appunto, perché appunto la democrazia diretta invece è utile in una dimensione ristretta, integrativa. Ad esempio, nei municipi a Genova la democrazia diretta può funzionare. Poi si tratta di vedere, di regolamentare meglio, ma poi ci arrivo. Voglio concludere poi con la domanda delle domande che hai detto Teo. Beh, oggi che cosa si può fare? Che fare? Detto questo, mi riferivo prima, allora, agli effetti che si sono ingenerati per figli, mi pare, ha fatto una domanda, ha richiamato la questione dell'opinione pubblica, che si sposa appunto con il quale tipo di rappresentanza si può dare oggi. Ma a chi si dà questo tipo di rappresentanza? Qual è la qualità del soggetto sociale a cui si dà? E cioè, si tiene conto dell'opinione, quella che si chiamava una volta l'opinione pubblica. Come si forma oggi? Secondo me questa è la questione. Questa è la questione. La questione. Mi sono preso degli appunti perché mi preme introdurre questo elemento. Avviene, si dice, sono finiti gli apparati intermedi. È vero, non ci sono più le vecchie apparati di mediazione, le strutture intermedie, ma oggi ci sono le nuove apparati, che sono quelli della tecnologia, sono ad esempio principalmente i network. E che cosa quelli, cioè gli apparati che si trovano nella rete, e che tipo di rapporto permettono di formarsi un'opinione pubblica? Diciamo, le persone normali oggi, attraverso questi strumenti, lo smartphone ad esempio, come si forma questa consapevolezza politica e culturale? In poche parole, la trasmissione del sapere e l'interpretazione dei fatti politici consentito da internet porta a una cultura bricolage individuale che svaluta intanto le precedenti e le presenti e le attuali elite culturali. Tant'è vero che i no-vax
contestano ad esempio dottori, medici, no? In base a quale le notizie che vengono assunte dalla rete. Tutti, oggi c'è un sapere immediato, cioè subito, tu digiti, poi sappiamo che gli algoritmi ti fanno leggere quello che vogliono. Diffusissimo questo sapere immediato rispetto al precedente, verticale, che approfondiva, si dice adesso un sapere orizzontale, con una terza categoria che è quella della ricezione passiva. Questo è un processo che si può riscontrare, nel senso che abbiamo questo fenomeno di una massa inaudita di informazioni quotidiane che ognuno può attingere, e l'aumento dell'analfabetismo primario e anche di ritorno. Le cifre che sono state pubblicate in questi giorni sono sconvolgenti. E però c'è la presunzione di sapere, persino di curarsi qualcuno il cancro, ad esempio digitando. Cioè, ma questo è un problema. È un problema di rappresentanza. Come va rappresentato? Disintermediazione. Allora, le due domande. Conoscere molte cose significa capirle? Prima domanda. Accumulare dati, notizie, informazioni significa anche cogliere il significato profondo dei processi? Io credo che questo vada ricordato anche per la qualità di una informazione, se vuole intervenire nel futuro, perché ci sarà anche crescente per i partiti un nuovo rapporto con le tecnologie. Attualmente noi abbiamo grazie anche a Edward Reschai, abbiamo fatto questa ricerca del rapporto delle forze politiche a Genova, e ci sono i singoli che hanno i followers, la cognata, la mamma, gli amici, eccetera, il condominio, l'associazione sportiva, ma non c'è ancora un rapporto con il proprio partito. Cioè, cosa sono? Pochi pugni di utenti, diciamo, dei loro. E quindi, secondo me, uno dei doveri che hanno di fronte ai partiti, se vorranno ripartire, calibrando bene il tipo di opinione pubblica che hanno di fronte con i loro, e trovare anche le forme per portare a capire i processi. Quindi i partiti devono ritornare, mi pare, a un'attività culturale che hanno completamente dismesso. Anche perché l'attività culturale oggi si può fare benissimo senza spendere niente. Stabilendo con umiltà rapporti anche con singoli, con l'università, altri istituti, altre fondazioni, quelle che Giovanni diceva, quelle non di finanziamento. Cioè, questa mi pare che sia una delle strade. E per finire, perché avrei ancora cose da dire, ma poi Speciale mi dice che... E poi mi telefona mia moglie e gli dice: tuo marito non ha ancora guarito la logorea. E vorrei ricordare che comunque i partiti, torna a questo per l'immediato, e mi riallaccio a un appunto che avevo già fatto precedentemente, alle cose che diceva Marco, cioè è anche un po' di risposta anche un po' a te. Mi scuso un po' per la banalità, però è proprio per l'immediato. Io credo che la rigenerazione del sistema per l'immediato richieda o una singola forza politica, io spero nel PD ad esempio, non può, apro una parentesi, un mio lettore
mi ha telefonato e mi ha detto si vede la tua preferenza. Io quando c'era D'Angelo gli ho detto che ero antipatizzante. Non è vero, sono un elettore antipatizzante, sono un elettore simpatizzante del Partito Democratico, anche se ne vedo tutti i limiti. Mi ha detto hai dato troppo spazio al PD, insomma hai svelato la cosa. Detto, non è vero, perché il PD è l'unico partito trasparente a Genova, tutti gli altri sono nascosti. Tanto è vero che al nostro questionario non ha risposto. Tutti gli altri hanno risposto, ma comunque dicevo la rigenerazione del sistema, secondo me il PD o i partiti o un accordo di coalizione, mi rendo conto che la coalizione con l'interlocutore 5 Stelle, piccola parentesi, 5 Stelle sono arrivati un po' a capolinea sulla democrazia diretta. Cioè la democrazia che stia, diretta si è un po' annullata da sola. Cioè quando è andata la prova, nel passaggio dalla protesta alla proposta, io ricordo negli anni 70 era un consiglio comunale, mi ricordo Democrazia Proletaria, il Partito Radicale, sono entrati con le bandiere scarlatte e dopo 2 mesi quando il segretario generale ha detto guardi consigliere che poi su questa posizione lei corre anche dei rischi, per cui e ha cambiato di consiglio così. E da me anche Di Maio, il giovane Di Maio, ha dovuto anche cambiare. Poi naturalmente non è ancora adeguato, perché l'altra sera ha detto una cosa che se la viene a sapere Putin, io dicevo a Roberto stamattina, da Fazio ha avuto il coraggio di dire ministro degli esteri, ha avuto il coraggio di dire che noi sosterremo con tutti i mezzi il dissenso interno all'Unione Sovietica, alla Russia. Ci rendiamo che cosa significa un ministro che strumento dà, voglio dire, all'avversario di ingerenza negli affari interni? Cioè, non segue l'indicazione dello Stato. Ma comunque, insomma, per dire che secondo me a Genova abbiamo già visto la democrazia diretta, non spaventiamoci troppo di quella delle 5 Stelle, che secondo me è arrivata a così. Comunque, la rigenerazione del sistema è finita davvero. Marco ricordava due questioni, la riforma elettorale e il finanziamento della sono due passaggi ineliminabili sui quali bisogna fare battaglia politica. Anche sul finanziamento devono esserci parole chiare, perché altrimenti passeranno sempre Toti con la fondazione Change, Berlusconi con i suoi soldi, oramai Berlusconi è fuori, ma un nuovo Berlusconi. E questa è la questione, bisogna fare una battaglia politica su queste cose, assumersi le proprie responsabilità. E naturalmente la legge elettorale non è fatta. Altre cose però si possono fare, può essere anche per le prossime elezioni politiche, possono essere secondo me un programma di iniziativa che il Parlamento può assumere e sul quale si possono avere delle alleanze. Cioè, porre intanto una normativa che nelle assemblee elettive, a cominciare dal Parlamento, c'è una normativa contro il cambio di appartenenza, contro il trasformismo degli eletti. Io mi rendo conto che la questione è complessa, perché in Parlamento c'è il mandato, ma c'è attraverso questione regolamentare, sì. Dal punto di vista giuridico, dal punto di vista amministrativo è più facile, perché tu dal punto di vista amministrativo puoi stabilire che non dai più rimborsi. Ad esempio, tanto così per dirne una, ma no, ce ne sono altre. E comunque... Certo, ma comunque è un punto di iniziativa politica, al di là poi della soluzione. È un fatto anche di etica. Sulla formazione dei gruppi, ad esempio, la regolamentazione sulla formazione dei gruppi. Quello si può fare. È un problema che si può affrontare. Cioè, nel pacchetto che io prefiguro, ripeto, di una forza politica o di più forze politiche, questo mi sembra che sia un elemento non secondario,
per parlare anche alla cosiddetta società civile, dei cittadini che poi sono quelli che dicevo, delle classi, no? Che sono quelli che classi, dicevo no? Prima, quelli che dicevo prima. Quindi cambio di appartenenza. L'altra questione è il voto di sfiducia costruttiva, cioè si stabilisce che un governo si vota sulla fiducia sul governo se esiste una coalizione alternativa che è già i numeri. Esiste già in altri paesi. Germania. Carlotta lo sa, ma non lo chiede, no? La disciplina delle primarie, Marco dice di abolirle, si possono anche disciplinare se richieste da una quota di iscritti con delle garanzie e ben delineando la tipologia di primarie, la tipologia delle primarie, perché voglio dire anche questo può essere un elemento. Dipende come l'organismo. Ti ringrazio. Elettori e iscritti devono passare attraverso questa. Ho finito. La trasparenza delle fondazioni, assoluta trasparenza delle elezioni legata a una legge sulle lobby. In tutto l'Occidente esiste la legge delle lobby. Tu sei PD, sei per la Lega Top e tu Totti sei per come si chiama la super sponda. Tu sei per la Coop, la Coop ti finanzia, S lunga ti finanzia, la metti a bilancio e la piantiamo. Ci deve essere una trasparenza. Ci deve essere aggiornata, ripresa la questione dell'anagrafe degli eletti, che esiste per il pubblico impiego. Credo che lei abbia l'anagrafe, ma vista in un contesto diverso. Deve essere aggiornata continuamente, deve essere estesa anche ai beni durevoli, che non solo agli immobili, devono essere anche altri beni durevoli. Cioè, adesso ci capiamo. Ho finito. Domando scusa. E infine il referendum, leggi, secondo me rilancio delle leggi di iniziativa popolare e referendum propositivo.